E bentornati a Stazione Letteraria, sono le Ciao 17:40 e ci ha raggiunto il secondo ospite a livello solo telefonico, ma chissà se l'avremo prima o poi di persona. Lei è Chiara e le diamo il benvenuto. Ciao Chiara! Chiara, buon ciao pomeriggio! Federico, ciao Eleonora, ciao a tutti. Benvenuta in questa nostra seconda puntata insieme. Ricordiamo che saremo insieme per altre due puntate, ma ricordiamo a Federico, per esempio, che non ti conosce, chi sei, che cosa fai e perché sei in diretta con noi. Vai, raccontaci un po' di te, Chiara. Sì, come dicevo l'altra volta, io faccio il coach, nello specifico l'unconventional coach, e mi occupo di affiancare le persone nel raggiungere, diciamo, i loro obiettivi, in realtà partendo, secondo questo modello di unconventional coaching, da quello che rappresenta la loro unicità, per allineare unicità, direzione, obiettivi e trovare quello che noi chiamiamo il senza sforzo, cioè quella dimensione in cui si fanno le cose impegnandosi, ma senza quello stress e quella fatica mentale che spesso ci accompagnano, ecco. Allora, ecco. Oggi di cosa ci vuoi parlare? Perché in realtà avevamo detto benessere, vita, consigli, alla fine? Guarda, io ho visto che tu hai scritto lezioni di vita e mi è venuto il battitore perché non vorrei dare lezioni di vita a nessuno, perché ognuno di noi ne ha bisogno per sé e quindi non ne voglio dare. Diciamo che mi piaceva parlare un attimino di questa cosa che è lo stress, che vedo che è un argomento che nei miei articoli sui vari social e sul mio sito prende sempre molto, perché la nostra società, insomma, un po' è diventato anche un modo di dire: sono stressato, ogni cosa che uno ha è perché sei Ma stressato. possiamo dirlo per Purtroppo sì. definizione? Che cos'è lo stress? Allora, innanzitutto andrebbe distinto che cos'è lo stress positivo e lo stress negativo. Perché un po' di stress ci fa bene, nel senso che lo stress può essere anche il propulsore verso l'azione, verso il fare le cose, ok? Verso il prendere le decisioni. È un po' quello che ci può far scattare, diciamo così, no? Alzare un po' il sedere dalla sedia. Quindi, in quel senso lì, lo stress è positivo. Quando è che lo stress diventa negativo? Quando si esagera, cioè quando il livello di stress è troppo elevato, per cui anche il fisico mette in atto tutta una serie di meccanismi di compensazione, perché ogni volta che ad ogni nostra emozione e sensazione corrisponde una risposta anche fisiologica e ormonale. Io non sono un medico e quindi non voglio addentrarmi in questo, anzi, se c'è qualche ascoltatore che vuole dare un approfondimento più scientifico, è ben accolto. Sta di fatto che quando noi abbiamo elevati livelli di stress, le nostre ghiandole surrenali producono troppa adrenalina. E siccome il nostro corpo deve tendere all'omeostasi, quindi a riportare un certo equilibrio, questa sovrapproduzione di adrenalina scatena una serie di reazioni di compensazione e di produzione di altri ormoni. Bene. Cosa succede? Che a un certo punto il nostro corpo non sa più da che parte andare, quindi le malattie, quelle che chiamiamo malattie psicosomatiche, non sono altro che uno squilibrio che subiamo nel momento in cui siamo troppo stressati. Ecco, adesso ripeto, mi perdonino i medici, gli scientifici, che ho cercato di tirare una scorciatoia, ma insomma così forse ci capiamo di più. Beh, vabbè, comunque ci ha fatto un grande, insomma, un grande quadro di quello che può essere appunto lo stress. Io intanto mi sono rimesso gli occhiali proprio da sole per Perché essere quando meno si fa, stressato, bene, no? Per perché quando si essere parla meno di stress stressato, è bene coprirsi. Io, esatto. tra l'altro, non sapevo neanche che ci fosse una distinzione fra stress positivo e stress negativo. Cioè, per me lo stress è stress, fine della storia. Esatto. Di solito Allora, uno. anche invece c'è. Di solito uno può essere stressato anche magari non solo per motivi lavorativi, ma anche nella vita, insomma, per problemi, per questioni d'amore o comunque per problemi familiari. Insomma, quante se ne sentono al giorno d'oggi di questi problemi di stress? Ma io volevo chiederti, come mai hai puntato appunto sullo stress? Cioè, tu scrivi da quando, insomma, sei piccola, insomma, dici un po' da. Come mai è venuta fuori questa passione nello scrivere verso lo stress, insomma, disoccupata di stress?
Allora, più che una passione è una, diciamo, esigenza contingente al mio lavoro, nel senso che tutte le persone che arrivano da noi in fondo dicono sono stressato, perché ricordiamoci che il coach non lavora con le patologie, non lavora con dei pazienti e quindi non lavora su cose gravi, lavora su stati d'animo, su sensazioni, su quel malessere, diciamo, che non ci fa vivere bene, ecco, mettiamola così. Quindi siccome le persone arrivano da noi perché sono stressate, perché vogliono raggiungere una cosa, sono stressate perché non l'hanno raggiunta, si dicono stressate perché hanno un lavoro che non gli piace o perché hanno troppi impegni, ecco, è un tema ricorrente, quindi nel così parlare di questa in questa trasmissione, ma perché no, accenniamo un po' a questa cosa. Tanto più che a differenza dei modelli di coaching tradizionale, il nostro va proprio a focalizzarsi su quello. Perché? Perché uno dei motivi forti di stress è vivere una vita che non vogliamo. Ecco, diciamo che la possiamo equiparare all'insoddisfazione. Se siamo insoddisfatti, se viviamo una vita che non ci piace, siamo stressati, che è diverso dal dire siamo affaticati. Posso essere affaticato perché mi sto impegnando tantissimo in una cosa, magari per un periodo mi dedico solo a quello, però se è quello che voglio, allora non sono stressato. Magari posso essere affaticato perché sono molto impegnato. Lo stress mi arriva quando, per diverse ragioni, la vita che vivo non la sento mia. Beh, e quindi anche porti degli però. Obiettivi... È vero, scusami, ti torna? Sì, no, io mi sto completamente rispecchiando in quello che stai dicendo, quindi proprio, cioè, è come se avessi uno specchio davanti in questo momento, e penso tanti dei nostri ascoltatori, no, anche tu Eleonora, ti vedo molto presa, la vedo molto silenziosa. Sì, perché io tra l'altro quando Chiara parla mi incanta, no, perché effettivamente dà un nome alle cose, che come voi una vive, sono reali, però lei le descrive, quindi io effettivamente... No, ma Chiara è eccezionale, cioè, lo so. Da questo veramente Chiara, ti faccio i complimenti. No, ma perché comunque, cioè, è come se, io parlo per me, mi sto rispecchiando appunto in quelle situazioni della vita, no? Tra l'altro io quando mi sento stressata, cioè ogni giorno, vado a correre, esco con il cane, cioè cerco di unire o comunque di sfatare lo stress mentale tramite quello fisico, ed effettivamente mi rendo conto che dopo mezz'ora, 40, 50 minuti di camminata, quando torno a casa sono molto più rilassata. Certo. Non dico che mi è venuto il lampo di genio, però ci posso lavorare. Cara Eleonora, i cani e gli animali domestici, posso dirlo anche io per esperienza come te, sono un ottimo antistress, no? Tu Chiara, anche tu hai un cagnolino, insomma un animale domestico. Guarda, io per esigenze di abitazione, per cui non ho il giardino, poi insomma mi sarebbe difficile gestirlo, invece del cane ho i gatti. Ho tre gatti che adoro, meravigliosi. Più sei quella che a Roma definirebbero gattara. La gattara, un grande classico, ragazzi, un grande classico. No, tra l'altro il gatto magari è anche più autonomo, no? Quindi magari se manchi più ore da casa, diciamo che le esigenze sono diverse, è più gestibile. Il cane è più impegnativo e comunque poi il rapporto che si instaura, devo dire che è anche diverso. Però a proposito di cani e terapie, io ho visto che ultimamente le persone stanno capendo che comunque il cane come il gatto, come altri animali, ovviamente poi ognuno sceglie per sé, è un ottimo ausilio a quella che è la nostra vita frenetica di ogni giorno. Sì, guarda, io ho una teoria che è soltanto mia, quindi non ha nessuna pretesa di essere una verità. Gli animali, ci rispecchiamo negli animali per un ritorno a quella parte forse più animale, istintiva di noi, che è quella che non conosce lo stress. Gli animali non sono stressati, lo sono solo se assorbono lo stress dei proprietari, questo me l'hanno confermato dei comportamentalisti. E quindi sì, probabilmente quello, ma anche stare in terrazzo, io in questo momento sono in terrazzo, quando passo le giornate in cui fa sole davanti al computer, ogni tanto mi alzo e tutta una pianta, per dire, no? Perché la natura sicuramente ci riporta lì, perché ci fa innescare delle cose mentalmente, ci rilassa, quindi abbassa le frequenze del cerebrale, ci abbassa soprattutto il dialogo interno,
che è un altro argomento magari di cui possiamo parlare la prossima volta, perché Sì, ma mi sa che ci faremo una bella chiacchierata. No, effettivamente Chiara sarà con noi. Posso prendere l'appuntamento con Chiara? Valla a trovare Bologna trattino Modena nella Drobe, oppure chissà se magari riusciremo ad averla qui a Roma con noi, o da settembre forse una collaborazione, oppure vi stiamo dicendo troppe cose. Chiara, come sempre, vogliamo lasciare i tuoi contatti? Vuoi dire qualcosa in chiusura? Sentiti libera come sempre di esprimerti. Sì, grazie. Io rinnovo sempre così l'invito a scrivermi a info@chiarazerbini.it oppure a seguirmi sui social. Anch'io sono come l'autrice di prima che stavo ascoltando, praticamente su tutti i social che esistono, e quindi se uno visita Chiara Zerbini un conventional coach mi trova e mi può scrivere, fare delle domande e perché no anche incontrarci. Io anche se magari mi chiama qualcuno che è un po' distante, uso molto bene quello che è la videochiamata, insomma, con diversi supporti, perché oggi è uno strumento eccezionale, quindi non c'è neanche bisogno, come primo incontro, di venire a Modena o a Bologna, se uno, non so, è a Roma piuttosto che a Torino, insomma, per dire lontano. E gli argomenti di cui parliamo potrebbero essere approfonditi. Intanto Eleonora mi stava affogando. Stavo lì per lì per dirti va bene Chiara, tanto io e te ci vedremo a Modena presto. In realtà mi stavo strozzate, no, ragazzi, c'è qualche segno della divinità che mi sta mandando. No, vabbè, io confermo che incontrerò Chiara sicuramente di persona tra un mese circa o poco più a Modena, però per tutti coloro che sono curiosi, a parte che potrete trovare la diretta Facebook dove la potete riascoltare, poi Chiara è presente anche e soprattutto su Facebook e su tutti i social, quindi contattarla praticamente. Seguite Chiara, perché veramente, cioè, almeno proprio per farci queste anche belle chiacchierate, io devo dire la verità, ripeto, le faccio i complimenti a Chiara. È un grande in bocca al lupo per tutto quello che tra l'altro è una professione non facile, perché comunque già rapportarsi con le persone è complesso, figurati quando provi a snocciolare le questioni che hai davanti. Uno ha tanti problemi per sé, dice mi devo accollare pure i problemi degli altri. Niente, insomma, Chiara arriva la sera che praticamente è stanca morta. Esatto. No, beh, considerate che la prima cosa che deve imparare un coach è gestire il proprio stato d'animo, primissimo, perché se vuole aiutare gli altri a gestire il proprio, deve saper gestire il suo. E poi studiando tanto e facendo tanta pratica si riesce, insomma, non è una cosa impossibile, ha la sua complessità, perché è un mestiere comunque delicato, se vogliamo. Comunque meraviglioso, ed è meraviglioso ascoltare le persone. Ecco. Va bene, come ogni professione ci sono i pro e i contro, quindi probabilmente ne parleremo nella terza puntata la prossima settimana con l'apertura di giugno. Grazie Chiara per essere stata con noi e come sempre appuntamento alla prossima puntata. Ciao.